nel 1882 Ibsen, il grande commediografo norvegese, scrive una commedia dal titolo Un nemico del popolo. Thomas Stockman è il protagonista, è il medico di questa cittadina norvegese che prospera da qualche anno grazie alle sue acque termali, il vero polo economico di attrazione del paese. E accade che qualche tempo dopo l'installazione dell'industria termale, i cittadini cominciano ad accusare strane febbri, strane gastriti. E allora Stockman comincia ad indagare e viene fuori che le acque sono infette perché l'impianto è stato costruito male, è stato costruito nel posto sbagliato per abbattere i costi. E quindi la commedia si apre sulla fierezza e sulla gioia di Thomas Stockman, che dice: ho finalmente individuato il motivo di queste strane malattie. Sono grato di avere contribuito alla salute dei miei concittadini. La figlia gli chiede: ma cosa dirà lo zio Peter? Lo zio Peter è il sindaco della cittadina, il fratello di Stockman. E cosa vuoi che dica? Sarà contento. Ma se vogliono aumentarmi lo stipendio, io rifiuto, perché ho solo fatto il mio dovere. E invece viene fuori che il sindaco non è contento per niente. Non vuole che si sappia il dato di fatto. È una calunnia, dice, è un attentato indegno al buon nome della nostra città, ma solo un nemico del popolo può pensare di divulgare notizie come queste. E Stockman dice: oh, ma il dato è certo, le analisi chimiche sono evidenti. Bisogna fare qualcosa, bisogna farlo in fretta. E il sindaco dice: vabbè, verificheremo, col tempo, con calma. Non bisogna essere frettolosi in queste cose, la gente si spaventa. Ma che non bisogna essere affrettati? Bisogna fare in fretta, dice invece Stockman. Ma qui la gente sta bevendo veleno. Ma insomma, gli interessi personali prevalgono. Non solo il sindaco, ma anche i commercianti, e poi la stampa locale, e poi tutta quanta la società civile gli voltano le spalle. Stockman scopre un po' per volta che tutta la comunità è marcia, come l'acqua. Perché gli dicono: ma la verità è che la nostra acqua è sanissima per gli altri e ricchissima per noi. È così perché così diciamo tutti. Perché tutti siamo d'accordo su questa cosa, siamo la maggioranza compatta, il tema della maggioranza compatta attraversa tutta la commedia. Allora a un certo punto Stockman dice: vabbè, io farò una rivoluzione contro la menzogna secondo la quale la maggioranza è depositaria della verità. Le verità della maggioranza sono così mature che cominciano a fare la muffa. E quando una verità è tanto invecchiata, sta per diventare una menzogna. E dice: questa verità condivisa che le nostre acque sono salutari gira da 20 anni. Beh, sappiate che le verità vere hanno una vita di 17-18 anni. Ma quando passa più tempo, quando quello che dicevano alcuni ha cominciato a diventare verità condivisa da tutti, a quel punto la verità è diventata una menzogna. Quella verità condivisa che dicevano alcuni, le nostre acque termali sono favolose, adesso deve fare spazio all'altra verità che emerge, e cioè che le acque sono inquinate. Bisogna avere il coraggio di accogliere la verità che emerge. Di verità certe, dice, ne ho viste una sola, questa, che nessuna società può vivere una vita sana se si nutre soltanto di verità rinsecchite. Nella pagina di Giovanni che abbiamo ascoltato, Gesù è come Thomas Stockman. Anche Gesù ha fatto una scoperta, che gli uomini e le donne del suo tempo hanno in corpo un'acqua marcia. E dice: ma non vi accorgete? Ma le vostre febbri, le vostre gastriti sono l'avidità, l'inclinazione al giudizio sprezzante, la ricerca compulsiva dello sguardo degli altri ad ogni costo, la facilità con cui voi uomini religiosi derubate l'orfano e la vedova,
E continuamente nei Vangeli ritorna l'immagine, no, di un Gesù che cerca di scuotere chi lo ascolta. Ma non vi accorgete che il nostro popolo è malato? Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, dice in questa pagina. È schiavo del peccato. Oh, se bevi acqua marcia ti fai del male. Domenica prossima leggeremo la pagina del cieco nato. E il tema sarà ancora questo. C'è una cecità diffusa, dice Gesù. Anche i vostri capi sono ammalati della stessa malattia. E se un cieco chiede a un altro cieco di accompagnarlo, oh, finiscono nel fosso a gambe all'aria tutte e due, eh? Voi dite, siamo figli di Abramo. E questa è una verità rinsecchita. Sono secoli che ritornate su questa cosa. E non aprite gli occhi sul fatto che essere discendenza di Abramo non vi mette al riparo dalla corruzione interiore, eh? È un lavoro continuo far emergere la verità e rendersi conto di quel che vi corrompe, dell'acqua marcia che bevete. Non è che siccome siete discendenti di Abramo allora siete a posto. Ci sono in voi germi omicidi, dice Gesù. Voi cercate di farmi fuori. E questi gli dicono, ma chi cerca di farti fuori? In effetti nessuno l'ha ancora minacciato. Anzi, questi sono i giudei che avevano iniziato a credere in lui, si dice all'inizio della pagina. Ma Gesù vede in profondità, vede l'acqua marcia che scorre nel corpo. E cosa deve fare se non dirlo? Nella commedia di Ibsen, un po' per volta Stockman rimane solo. Quelli che all'inizio lo appoggiavano, uno dopo l'altro, cominciano a tirarsi indietro. Alcuni perché non vogliono rimetterci di tasca propria, perché sospendere l'attività dell'impianto termale per qualche anno, tempo necessario a sistemare le cose, sarebbe un costo, non vogliono. Ma molti altri si tirano indietro perché non osano. E questo è un ritornello a un certo punto di una sezione della commedia. Uno dopo l'altro cominciano a dire io non oso, non oso. Il giornale locale non osa pubblicare i risultati delle analisi sull'acqua perché non osa irritare i suoi lettori o spaventarli. E il politico di turno non osa prendere posizione perché gli elettori non sarebbero contenti. E la direttrice della scuola, della cittadina, licenzia la figlia di Stockman, che è insegnante apprezzata lì, perché non osa fare altrimenti. E sono tutti ricattabili. E allora Stockman fa una scoperta. Sono proprio le ultime battute della commedia. Dice, ho scoperto che l'uomo più forte al mondo è quello che è più solo. L'uomo più forte al mondo è quello che è più solo, perché non è ricattabile. Perché ha le radici affondate nel terreno della verità e si aggrappa lì e non ha paura di pagarne il prezzo. La solitudine alle volte è il prezzo da pagare per onorare la verità. Nella pagina di Giovanni Gesù è solo davanti a tutti, eh? È un continuo confronto tra l'io di Gesù e il voi degli ascoltatori. Io sono il figlio del Padre mio che dice la verità. Voi siete figli del padre vostro, che è bugiardo, omicida fin dal principio. Ma perché non comprendete il mio linguaggio? Chiede Gesù. Se dico la verità, perché non mi credete? Ed anche la risposta dice, sì, lo so perché non mi credete, lo so perché non mi capite. È perché c'è acqua marcia in voi, fa parte della vostra malattia il non volerlo riconoscere. E quindi Gesù dice, io sono solo, però guardate, questa solitudine è anche la mia forza. Appena prima della pagina che abbiamo ascoltato, Gesù, che sta parlando con questi stessi che lo ascoltano, dice, colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. No, il Padre mio, che è il Dio della verità, io cerco sempre di onorarlo, cerco sempre di essere nella verità, in parole e in opere, anche quando il costo è elevato, perché altrimenti la vita di noi tutti si corrompe. Allora, dire la verità, fare quello che è giusto e va fatto per il bene mio e degli altri, difendere la verità. Non è vero che la maggioranza compatta fa la verità, o se l'acqua è inquinata,
rimane inquinata, anche se tutti diciamo di no. Allora onore a chi lotta perché la verità sia presa sul serio e per questo paga di persone. L'impegno di questi uomini e donne è per noi come una rivelazione, no? Come una luce in tempi bui, e ci scuote dal torpore di una passiva accettazione di chi dice, vabbè, le cose vanno come vanno. Allora, in tempo di Quaresima, facciamo un sano esercizio spirituale, guardiamoci due film. Ci sono due film recenti che affrontano proprio questo tema del dire la verità, e affrontano e percorrono vicende reali, effettive, di uomini del nostro tempo. Cito questi due, il primo, Cattive acque, film del 2019. Ripercorre la vicenda dell'avvocato Robert Bilott contro la società di produzione di prodotti chimici DuPont. A un certo punto un contadino va da questo avvocato e gli dice, guarda, c'è qualcosa che non va, mi stanno morendo tutti gli animali nel mio allevamento. E questo va a vedere, comincia a fare verifiche e comincia a rendersi conto che non solo gli animali della zona, ma anche uomini, donne e bambini si sono ammalati di tumore, stanno morendo. Insomma, l'indagine fa emergere che la società di prodotti chimici, la DuPont, sta riversando illegalmente queste scorie chimiche nell'acqua a monte della zona. E comincia tutta la vicenda in cui quest'uomo lotta perché la verità sia riconosciuta, condivisa, e perché i responsabili paghino. Beh, ci ha messo 20 anni. E quest'uomo ha preso un sacco di sberle, a un certo punto la vita anche familiare è andata in crisi perché ha perso il lavoro, ha dovuto spostarsi, ha ricevuto minacce, calunnie, umiliazioni di ogni genere. Dopo 20 anni è riuscito a far sì che la gente della contea abbia ricevuto soddisfazione, credo 60 milioni di dollari. L'altro film è Zona d'ombra, film del 2015. Anche qui una vicenda vera. Il dottor Bennett Omalu, neuropatologo nigeriano negli Stati Uniti, scopre durante le sue autopsie che un certo numero di grandi ex giocatori di football americano muoiono tutti allo stesso modo, impazziti. La diagnosi che gli suggeriscono è Alzheimer precoce, ma lui dice, ma questi sono troppo giovani. E poi come mai tutti ex giocatori di football? Insomma, un po' per volta, anche qui, facendo indagini a spese sue, fa emergere la verità che c'è una patologia degenerativa del cervello dovuta alla quantità di colpi che questi hanno preso durante gli allenamenti e durante una carriera di giocatori professionisti del football americano. E quindi cerca di far emergere la verità, scrive un articolo scientifico e si trova a fare i conti con l'ostilità della NFL, la lega professionistica del football americano, che gli dicono, ma questo è lo sport nazionale, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi mettere in dubbio lo sport nazionale? Ma te sei matto. E questo dice, oh, ma se c'è questo pericolo, bisognerà pur segnalarlo, no? Bisognerà pur fare in modo che si prendano delle precauzioni. Non è che il fatto che c'è un ritorno economico sulla cosa può cancellare la verità. E allora c'è questo passaggio straordinario del film. Non sono due capolavori questi film, però sono importanti per quel che dicono. In un passaggio molto bello del film dice, mentre sta parlando con questo dirigente della NFL, e gli dice, lei lo sa che cosa fa la storia ai medici qualificati che ignorano la scienza, cioè a gente come voi. Lo sa la storia cosa fa con gente come voi? Che sapete la verità e la nascondete. La storia ride di gente come voi. La storia ride di gente come voi. Se voi continuerete a negare il mio lavoro, il mondo negherà il mio lavoro, ma gli uomini, i vostri giocatori, continueranno a morire lasciando le famiglie in rovina. Dite la verità, dite la verità. Altrove nel film c'è questo passaggio. Si dice, quando possiedi la verità, quello che ti dicono che non puoi fare è quello che devi fare. Abbraccia questa realtà
e nessuna cosa creata dagli uomini ti potrà fermare. Allora, quello che accomuna questi uomini, il dottor Omalu, l'avvocato Bilot, Thomas Stockman, Gesù di Nazareth nella pagina di Giovanni, ciò che li accomuna è la disponibilità a pagare il prezzo di persona e la determinazione ad andare avanti fino in fondo. E questi sono calunniati, minacciati, perdono il posto di lavoro, portano e trascinano pesi enormi per 10-20 anni. Ma è come dice Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. Gesù sta parlando con quei giudei che gli avevano creduto all'inizio della pagina, sono stati rapiti della sua autorevolezza, perché Gesù quando parla è un uomo che dà la percezione di essere saldamente radicato in quel che dice. Hanno cominciato a dargli credito, ma quando Gesù comincia a cercare di aprire loro gli occhi sul fatto che bevono acqua marcia, e quelli si chiudono e si difendono dietro le loro verità rinsecchite e di comodo: noi siamo figli di Abramo, non abbiamo bisogno di essere liberati, non abbiamo bisogno di liberarci di nulla, non abbiamo bisogno di camminare, siamo a posto, siamo a posto. E poi passano ad attaccare Gesù cercando di umiliarlo nel silenzio: ma tu sei un samaritano, che è come dire un eretico, ma tu sei un indemoniato, fino a cercare di ucciderlo per lapidazione, come si fa con un bestemmiatore. Alla fine Gesù dice: prima che Abramo fosse io sono, che è un modo per richiamare il mistero del Dio vivente, io sono colui che sono. Quindi la prendono per una bestemmia e quindi cercano di lapidarlo, come si fa con i bestemmiatori, perché ha intaccato una verità della maggioranza compatta. Noi siamo figli di Abramo, siamo a posto. E lui dice: ma guardate che la cosa non funziona tanto, e gli tirano le pietre. Anche ai tempi nostri, direi, che è abbastanza attuale. Quando uno intacca una verità compatta, una verità della maggioranza compatta, ti prendono a sberle. Magari noi prendiamo a sberle chi cerca di destarci. Allora una buona domanda che possiamo portarci via è: chissà, forse anche la mia fede è un po' una verità rinsecchita, via. Un altro modo di chiederselo è: quale verità vera per il bene comune sto difendendo, disposto a pagare di persona? La fede si esprime così, no? Il radicamento nell'amore, che è la verità di ognuno, si esprime nell'amore per il mondo, nell'amore per le cose come sono. C'è qualcosa per cui sto combattendo perché sia difesa, custodita, perché se ne riconosca quanto è minacciata? Per difendere una persona che viene ingiustamente calunniata, per difendere l'ambiente comune che prende sberle da ogni parte. La grande avventura di vivere e difendere e onorare la verità. Una bella avventura. Il Signore ci accompagna.